impressione a caldo di Battista Trampetti di questo incontro con i ragazzi della scuola media superiore? Beh, è interessante e stimolante, anche perché le domande sono le più svariate, no? E anche le risposte che loro danno, o che diamo noi. Quindi sono bei momenti, molto veri, molto simpatici. Secondo te quello che loro accolgono, che incamerano da quello che sono gli strumenti di comunicazione del massimo, anche dalla scuola, corrisponde a quello che poi il percorso che invece un artista, un musicista fa? C'è una sinergia, un'unione di interessi e di comunicazione? Ma io mi sembra che loro incamerano troppo, purtroppo, da televisione, computer, internet, cioè incamerano molto quelle nozioni. Noi siamo un po' più spiazzati, almeno dal punto di vista creativo, noi non abbiamo bisogno di questi supporti. Ed è un po' difficile a volte spiegargli, che non so, questi factor, X, io non le vedo proprio, non so neanche no. Non sono, ecco, non è quella la musica, non è quella, o comunque non è solamente quella la maniera di porsi. Insomma, è un po' spiazzante, ma si vede che poi è tutto in buona fede, perché loro quegli strumenti ci hanno e da quegli strumenti, su quegli strumenti fanno riferimento. Sarebbe meglio andare a teatro, come te che adesso stai continuando questa avventura teatrale? No, ma non lo dico per mio interesse, assolutamente. Ma il teatro è una forma così antica e così attuale, che vedi un attore, un cantante che sta là sul palcoscenico e cerca di comunicare, poi ci riesce o non ci riesce, è un altro discorso. Quindi penso che sì, è più positivo andare a teatro. Dalla provincia al centro storico, al cuore di Napoli, una partecipazione anche molto calorosa da parte dei ragazzi. Tu che cosa porti in provincia da questo incontro? Penso che poi al di là di tutto, cioè, i ragazzi di una certa età hanno quelle curiosità a prescindere dal posto in cui vivono, e sono curiosità che vanno soddisfatte appunto con cose interessanti, con proposte che aprono comunque la mente e facciano andare oltre rispetto a quello che poi di solito sono bombardati da certe cose, quindi magari si rischia di averli molto tutti allineati. Invece degli incontri tipo questi fanno comunque aprire la mente. Mi è ritornata anche alla mente una cosa di quando io avevo la loro età e stavo a scuola. Forse probabilmente uno dei motivi per cui faccio questo mestiere, perché un professore italiano al primo anno delle superiori venne un giorno con un registratore e disse: oggi analizziamo una poesia. E partì in Dormi Sepolto in un campo di grano, e quindi capisci che comunque c'è qualcosa oltre a quello che ti viene propinato ogni volta dai media, e questo è importante farlo arrivare ai ragazzi. Anche questa iniziativa rientra in queste cose. Tra l'altro voi in provincia vi state anche dando molto da fare come iniziative proprio per coinvolgere il territorio, sia esso giovane che non giovane, sia attraverso manifestazioni ma anche attraverso la produzione di manifestazioni e anche dischi. Sì, in realtà noi, vabbè, essendo proprio della provincia, anche come gruppo, come Lettisfatti, cioè ci teniamo comunque a fare delle cose in dei posti in cui cioè non succede quasi mai niente. Poi il fatto che uno vive in provincia forse vive le cose molto più disincanto rispetto a chi vive in una grossa città, soprattutto per il motivo che la città ci sono molti più riferimenti, e questa forse è anche una forma di appiattimento. Invece la provincia, chi vive già lontano dalla città, vede le cose in modo più, si può dire, tra virgolette, universale. Tutte cercare di creare opportunità per chi ha degli interessi, degli stimoli rispetto a delle forme d'arte o cose simili. Parlare di giovani, tu ce n'hai uno proprio in grembo che è ancora più giovane di quelli che abbiamo incontrato oggi. Che sensazione porti a casa oltre ai calci di Paola? Ma una sensazione molto bella, anzi credo che quello che abbiamo fatto oggi qui con i ragazzi andrebbe fatto in modo molto più ampio, sia a Napoli che in Italia, perché sono comunque loro il futuro in tutto. Ovviamente noi parliamo della musica, quindi far ascoltare loro quelle che sono le realtà musicali di oggi, dalla musica cantatorale alla musica di qualsiasi altro genere, è fondamentale affinché
affinché loro, insomma, la portino in giro, siano la nostra, insomma, testimonianza, ecco. Fra l'altro hai ricevuto anche un sacco di complimenti dai ragazzi che ti ascoltavano anche per la prima volta suonare dal piano, dal vivo e cantare senza finzione, proprio reale, nuda e cruda, così come è la musica. Sei contenta? Sì, tantissimo, anche perché credo che sia l'unico modo effettivamente per un artista per esprimere se stesso, per dimostrare se effettivamente lo è o no. Quindi ben venga la musica dal vivo. E hanno ascoltato anche uno dei brani che sono contenuti nel tuo nuovo disco, un disco intitolato Blue Experience, edito dalla Smile Records, un brano al quale tu ci sei legato in modo particolare. Sì, sono legata perché, essendo passata per vari generi, ma soprattutto per il soul e per il jazz, è proprio il testo l'ho scritto proprio ricordando quello che voleva dire la libertà per la gente di colore, che si sentiva tale soltanto con la musica. Quindi è quello che sento anche io, ovviamente, quando canto e suono mi sento veramente me stessa.